Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, ringrazio il sindaco per gli attestati di stima, ma credo che sia appunto questa una battaglia di civiltà giuridica che abbiamo condotto tutti all'interno di questa amministrazione, poiché tutti avevamo di mira la legalità costituzionale che ci sembrava tradita, almeno in parte, dall'articolo 33 della legge 164-4. Allora, prima di entrare un attimo nel merito, diciamo, delle spiegazioni tecniche di questa sentenza, mi sento di dire, forse rubando un po' il ruolo del sindaco, che ho notato un meccanismo, diciamo, di rimozione nell'ambito, diciamo, della stampa cittadina. Voi conoscete cos'è la rimozione freudiana, no? Cioè, dal punto di vista almeno dei titoli dei giornali, noto che forse non è stato ben compreso il significato di questa sentenza, poiché leggo rigettato il ricorso del Comune di Napoli e forse occorrerebbe capire, leggendo almeno il dispositivo, che sono state rigettate alcune delle eccezioni di costituzionalità che riguardavano l'articolo 33, ma è stata accolta l'eccezione di costituzionalità proposta da questo Comune che forse era più a cuore di questa amministrazione, cioè quella che intendeva ribadire la centralità del ruolo dell'amministrazione comunale, nonché della Regione Campania, sul piano degli interessi urbanistici in tema di programmazione del territorio e di rigenerazione urbana. Allora, entrando nello specifico tecnico, qual è il significato di questa sentenza, fondamentalmente? Innanzitutto credo che riafferma in generale, perché la censura di costituzionalità che fa il Consiglio di Stato ovviamente non concerne solo la parte che riguarda la legge provvedimento per Bagnoli, ma concerne tutto l'impianto dell'articolo 33, che si riferisce, come voi ben sapete, a tutte le aree di rilevante interesse nazionale che possono essere istituite in base a questa disposizione. Quindi è l'impianto che viene messo in discussione sulle forme procedimentali della commissariamento per la bonifica e per la rigenerazione urbana. E dove viene messo in discussione? Su un aspetto delicatissimo, che è quello di maggiore interesse per le comunità locali, cioè appunto la programmazione dell'assetto del territorio. Sostiene il Consiglio di Stato, conformemente a quella che è stata, diciamo, la nostra opinione giuridica e che abbiamo, diciamo, difeso nelle nostre valutazioni, che la istituzione di una cabina di regia e il modulo procedimentale della conferenza di servizi non garantisce sufficientemente rispetto a quelli che sono gli equilibri costituzionali disegnati da una norma in particolare, l'articolo 118, primo comma della Costituzione, che riguarda i principi di sussidiarietà, adeguatezza e che appunto sono legati alla prossimità tra istituzioni locali e territorio. Quindi le istituzioni locali che hanno in qualche modo istituzionalmente a cuore gli interessi del territorio non possono essere emarginate all'interno di questo modello procedimentale. La Regione è chiamata a istituire un'intesa con l'amministrazione centrale, perché anche se in questa legge viene riconosciuta la legittimità di una chiamata cosiddetta in sussidiarietà verticale, cioè l'accentramento di questi poteri in capo allo Stato dai livelli, diciamo, inferiori al livello superiore, ciò nonostante i livelli inferiori debbono essere garantiti, i livelli inferiori di governo debbono essere garantiti. E come si garantiscono? Né con la cabina di regia, né con la conferenza di servizi, ma con l'intesa tra regione e amministrazione centrale e con all'interno, diciamo, di questa intesa o successivamente a questa intesa una valorizzazione del ruolo del Comune. Ovviamente la sentenza lascia aperto il tema di come deve essere sviluppata questa valorizzazione. Noi riteniamo che se ci ispiriamo all'articolo 118, primo comma, è evidente che le scelte urbanistiche precedenti dell'amministrazione comunale non possono essere in qualche modo stravolte, quindi che al di là dell'intesa fra Regione, che ha il potere di legiferare in questa materia, che
che è una materia di legislazione concorrente, al di là dell'intesa fra Regione e Governo, occorre ulteriormente una interlocuzione con l'amministrazione locale per verificare i punti di contatto e di compatibilità fra quello che è il programma di rigenerazione urbana e le scelte urbanistiche preesistenti. Questo è l'aspetto, diciamo, rilevante della motivazione del Consiglio di Stato. E badate bene che queste osservazioni del Consiglio di Stato non sono osservazioni, come dire, poco motivate, sono osservazioni che si basano su una giurisprudenza costituzionale molto consolidata in materia soprattutto di intesa fra Regione e Governo in questi temi che sono particolarmente sensibili per le comunità locali. Questa giurisprudenza costituzionale, che è intervenuta appunto in tutti i casi di chiamata in sussidiarietà, laddove lo Stato ha accentrato queste funzioni, in qualche modo sottraendole appunto ai livelli di governo inferiori, ribadisce che questo è possibile, ma è possibile a condizione che intervenga, diciamo, questa concertazione. Cioè non si può cancellare con un tratto di penna l'equiordinazione che esiste nell'articolo 118, primo comma della Costituzione, fra Stato, Regione e enti locali. Questo è il punto. Cioè, noi avevamo contestato una visione in qualche modo statocentrica del governo del territorio. Questa visione statocentrica è stata smentita da questa sentenza. Questo è il dato che forse, diciamo, tecnicamente naturalmente sfugge a chi non è un attento lettore di questa sentenza. E la proiezione, diciamo, di questo discorso è che appunto allo Stato la cabina di regia e la conferenza di servizi come luoghi deputati alla composizione di questi interessi in qualche modo convergenti, Stato, Regione e Comune dall'altra parte, è insufficiente. È insufficiente. È insufficiente perché, dice il Consiglio di Stato, il Comune non può essere parificato, per esempio, all'amministrazione che si occupano della tutela, quale il MIBACT, per esempio. No? Il Comune ha un ruolo diverso e questo ruolo deve avere una sua centralità una volta che sia stata sviluppata questa intesa. E l'intesa non è, come leggevo ieri nelle parole del Ministro De Vincenti, semplicemente il parere che viene dato in cabina di regia, che è stato già dato in cabina di regia. È qualcosa di più, è qualcosa di diverso. È la costruzione di un modello procedimentale che porta appunto alla composizione di quegli interessi. Ed è un'intesa forte, dice la giurisprudenza costituzionale, nella materia del governo del territorio. E credo che appunto successivamente a questa intesa debba intervenire compatibilmente con questa intesa, compatibilmente con le scelte urbanistiche già effettuate su questo territorio, debba intervenire appunto l'interlocuzione col Comune per verificare i punti di contatto tra il programma di rigenerazione urbana e le scelte urbanistiche. In altri termini, se questi punti di contatto non vengono ricercati, il programma di rigenerazione urbana non può essere approvato. Questo è il dato. Ora, che cosa può accadere nell'ambito, diciamo, della decisione emananda da parte della Corte Costituzionale? Poiché appunto i riferimenti alle sentenze della Corte sono abbastanza doviziosi e vi invito a leggere su questo tema, e si tratta di una giurisprudenza molto consolidata, noi riteniamo che appunto sia una questione che possa essere decisa favorevolmente da parte della Consulta. È chiaro che se questo accadesse e se non fosse, diciamo, cioè se questo accadesse e se venisse messa una sentenza additiva da parte della Corte Costituzionale che riconoscesse sia il ruolo dell'intesa sia la necessità di valorizzare la posizione del Comune all'interno di questo concerto Stato, Regione, Comune, la legge in questa parte sarebbe incostituzionale ex tunc. Cioè vi sarebbe praticamente una necessità a quel punto di valutare eventuali interessi lesi da parte della comunità territoriale, cioè interessi di natura urbanistica, che sono interessi diffusi, quindi qualsiasi, diciamo, cittadino, proprietario, confinante potrebbe agire
con un risarcimento dei danni nei confronti dell'amministrazione comunale, che ha portato avanti un programma di rigenerazione urbana che è stato in qualche modo azzerato per il fatto che non c'è stata una preesistente intesa fra Stato e Regione. Così come eventualmente l'amministrazione comunale, se non si raggiungesse appunto una qualche concertazione sulle scelte del programma di rigenerazione urbana, potrebbe agire con un'azione risarcitoria perché non sono state sufficientemente garantite le esigenze sottese alle scelte urbanistiche. Quindi, in definitiva, e chiudo, il significato di questa sentenza, che non si discosta dalla precedente giurisprudenza costituzionale, anzi, in qualche modo è in linea con la precedente giurisprudenza costituzionale, ma che interviene per la prima volta sull'articolo 33, è effettivamente quello di salvare l'impianto del commissariamento, soprattutto per quanto riguarda il tema della bonifica, su cui la sentenza insiste molto, ma per quanto riguarda le scelte della rigenerazione urbana, il commissariamento non può prescindere, poiché appunto questa visione statocentrica in qualche modo è stata censurata dal Consiglio di Stato, la scelta del commissariamento non può prescindere dall'interlocuzione necessaria con la Regione, che per Costituzione è tenuta a legiferare nella materia del governo del territorio, e dal Comune, che esercita le funzioni amministrative per l'articolo 118, comma secondo, sempre in tema di programmazione urbanistica. Quindi, forse ha ragione De Vincenti quando dice hanno tutti ragione, no? Questo è poi il punto, non so se ricordate il titolo di questo libro di Paolo Sorrentino. È vero, hanno tutti ragione, però forse il Comune aveva qualche ragione in più nel momento in cui qualche anno fa, l'anno scorso, l'amministrazione comunale riteneva che questa articolo 33 fosse sostanzialmente un esproprio delle scelte urbanistiche del Comune. Adesso vedremo, diciamo, l'orientamento della Consulta, vedremo se si potrà evitare una pronuncia costituzionale attraverso una revisione preventiva della norma. Sono tutte scelte politiche e su questo io do la parola al mio sindaco. Posso giusto quell'aspetto pure della curatela? Quindi. Ah sì, certo, l'aspetto della curatela. L'aspetto della curatela pure non è trascurabile, perché oltre, diciamo, alla eccezione di costituzionalità che è stata accolta sul motivo proposto dal Comune, e quest'altro rilievo che fa il Consiglio di Stato, ovvero sia che la previsione modificata nel 2016 degli strumenti finanziari che avrebbero dovuto ristorare i creditori della massa passiva del fallimento Bagnoli Futura è una previsione incerta, poiché si è trattato di un procedimento espropriativo sostanzialmente in cui è previsto un indennizzo che deve essere effettivo, serio ed effettivo, la ipotesi della elargizione di strumenti finanziari non ben definiti, quindicennali, non garantisce sufficientemente il ceto credito. Ed ecco quindi che il Consiglio di Stato invita la Corte Costituzionale a una riflessione sulla necessità di un realizzo concreto da parte del ceto creditore. E questo sicuramente è un altro problema per il commissariamento, poiché evidentemente occorrerà pensare a se gli strumenti finanziari si tratterà, occorrerà pensare agli strumenti finanziari che garantiscono un realizzo in tempi stretti da parte del ceto creditore, perché la procedura fallimentare non può essere posposta da questo punto di vista. È vero che può essere in qualche modo sacrificata all'interesse pubblico della bonifica e all'interesse pubblico della rigenerazione urbana, ma il ceto creditorio deve essere garantito, tant'è vero che la questione di costituzionalità proposta viene supportata dal protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di diritti di proprietà. Vi ringrazio. Grazie.